Stampa di oggi 29 maggio, vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Innanzitutto la riapertura, come al solito, perché le riaperture che cosa ci hanno raccontato oggi? Cioè che le regioni partono tutte quante insieme, perché fino a ieri si era raccontato che le regioni potessero partire un po', diciamo, divise, soprattutto in tema di sicurezza. Avevano dei dubbi sulla ripartenza della regione Lombardia. E poi l'altra questione delle ripartenze, che forse è la più sintomatica, il quotidiano nazionale di fatti ci apre, è la questione del calcio. Se apre il calcio, riapre l'Italia. Direi che questo è uno degli assiomi tipici dell'Italia. Però la cosa più divertente della giornata, ve lo devo dire, è questa fondazione Gimbe, o come cavolo si chiama, che è fatta da scienziati e che sostiene che i numeri della Lombardia, del Piemonte e della Liguria sono più o meno taroccati, cioè i loro dati non sono veri. Anche Ricciardi oggi, invece, uno che di numeri veri se ne intende, secondo me di cose vere ne ha poche da dire, nel senso che le dice sicuramente, ma sono tutte controvertibili come tutte quelle cose che ha detto fino ad ora. Beh, insomma, dicono che i numeri non sono veri e che in un'intervista televisiva il suo presidente di questa fondazione Gimbe, mi sembra che siano, dice, taroccati, no? Dice una frase di questo tipo. Ovviamente la regione Lombardia querela, perché c'è come l'idea e la volontà di far sì che la Lombardia dia dei dati sbagliati per riaprire. Posto che poi non mi sembra che il governatore Fontana sia proprio uno dei riaperturisti come il sottoscritto, anzi sia una persona piuttosto moderata, anzi molto più moderata di me, anche se ovviamente oggi, essendo una persona razionale, non vuole rimanere chiuso ed essere isolato dal resto del mondo. Beh, insomma, io la trovo una cosa scandalosa, ma soprattutto è scandaloso come i quotidiani nazionali queste cose le riprendono. Non c'era la task force sulle fake news, no, perché questa non è una fake news, è un sospetto, e i sospetti, se sono ripresi dalle prime pagine dei giornali, diventano certezze. Lombardia così taroccava i dati. Fatto Quotidiano. Cioè, questi ci sbomballano le palle sulle fake news, su Twitter, su Facebook, sulla zuppa, sui sovranisti, su quello che volete voi. Poi noi possiamo trovare un giornale che oggi titola Lombardia così taroccava i dati. Il tutto sui dati di una fondazione Gimbe che chiaramente, voglio dire, ha soltanto delle supposizioni, perché se avesse l'idea precisa che c'è qualcuno che tarocca i dati per far sì che si apra la Lombardia, dovrebbe andare alla Procura della Repubblica a denunciare tutto, non so, per tentato omicidio o no. In realtà no, vale, perché in realtà le fake news nascono soltanto a destra, a sinistra, o comunque se sono contro la Lombardia oggi, queste robe valgono. Il Messaggero gode come un riccio in questa sua polemica, che è un bel giornale, io lo leggo sempre con attenzione, ma quando si parla di Milano e Lombardia gli viene il sangue al cervello, un po' come a me quando si parla di Rosso. E che cosa dice il Messaggero? C'è il rischio Lombardia, ecco, c'è il rischio Lombardia, tenetevi la raggi e state a posto. In realtà poi Sallusti su questa cosa, giustamente il quotidiano di Sallusti se la prende, dice e se la prende contro questa fondazione Gimbe e con questi che attaccano la Lombardia con dei dati che secondo loro. Dice, ma ragazzi, smettiamola di ascoltare questi pseudoscienziati che se fosse per, non ne hanno azzeccata una, e se fosse per loro sarebbe un gran casino. Nel frattempo c'è la solita diatriba tra aperturisti e chiusuristi nella nostra politica. Fantastico, De Magistris, che oggi ce lo ricorda il mattino, apre i bar fino alle 23, ristoranti e bar aperti fino alle 23, mentre Solinas continua sul quotidiano nazionale a dire, presidente della regione Sardegna, ma che problema c'è, insomma? Se noi chiediamo un certificato, loro chiedono il certificato, cioè la regione Sardegna chiede il certificato. Dice, ma non c'è nessun problema, se Sala vuol venire da noi ci portasse il suo certificato. E quando una cosa ha ragione Solinas, io completamente disprezzo questa polemica e questa politica di chiusura della Sardegna, la polemica e la politica, però ha ragione Solinas quando dice, beh, insomma, Sala e Boccia, che ci viene a dire che è incostituzionale il nostro patentino sanitario, dovrebbe pensare a tutte le cose incostituzionali che hanno fatto fino ad oggi, e questo è un punto obiettivamente a favore del Presidente della Regione Sardegna, ma per il resto di punti non è neanche uno. Io direi che prima o poi qualcuno al Presidente della Sardegna gli dovrebbe ricordare che la Sardegna è una meta turistica, e forse bisognerebbe incentivare le persone ad andare lì, non chiudergli gli aeroporti, rendergli la vita più difficile, trovargli i patentini. In un mondo normale io penso che si dovrebbe invitare la gente ad andare in Sardegna, ma comunque, insomma, facessero i sardi quello che vogliono, l'hanno votato, l'hanno eletto, non lo contestano, sono tutti d'accordo con lui. Andiamo avanti con Solinas e le chiusure della Sardegna. Mi dispiace semplicemente, io peraltro voglio dire, non avrei grande difficoltà a farmi un certificato, ma trovo che sia un'operazione di marketing assurda quella del nostro Solinas. Bisognerebbe chiedere a Salvini che cosa ne pensa, sarà sicuramente d'accordo.
fantastico su questa vicenda delle riaperture il Mattino di Napoli oggi, perché il Mattino di Napoli con una ricerca della Confesercenti va a vedere esattamente chi ha aperto e chi ha chiuso, ed è un disastro, ed è una riapertura da incubo, come dice giustamente il Mattino. Alberghi, ristoranti e bar in questi 10 giorni di riapertura hanno perso tra il 70 e il 90% del fatturato. Di che stiamo parlando? Tra il 70 e il 90% del fatturato, e 4 su 10 non hanno neanche riaperto. Insomma, si tratta di una tragedia di cui evidentemente il governo si rende conto solo relativamente. Tragedia anche quella che sta avvenendo a Hong Kong, dove è passata ieri con 2.880 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto al congresso cinese. Beh, in sostanza il Partito Comunista ha deciso sostanzialmente, come dice oggi un bel pezzo del Sole 24 Ore di Don Francesco, di far diventare Hong Kong una semplice provincia cinese. Come era Two State, qual era la storia, Two Laws in Two State, adesso non mi ricordo, Two Laws in One State, cioè ci aveva una certa autonomia a Hong Kong che sembrerebbe che abbiano completamente tolto. I giornali italiani, tranne Avvenire e Repubblica, la cosa la trattano, diciamo, di rimbalzo, e Repubblica nelle fa le prime pagine, e il Avvenire titola il bavaglio cinese, ma la cosa più interessante è evidentemente su Repubblica un retroscena in cui si dice che in realtà il Movimento 5 Stelle sembra il più timido nel condannare. Il Movimento 5 Stelle sembra, diciamo, il più timido nel condannare questa prevaricazione cinese. Continuo adesso soltanto su Instagram perché abbiamo finito. Beh, poi c'è un'altra cosa stupenda oggi che vi segnalo a tutti quanti voi, e riguarda il Recovery Fund. E sul Recovery Fund c'è un pezzo di Perotti su Repubblica nascosto, in cui dice una cosa molto semplice, cioè che non si tratta di 82 miliardi che ci hanno regalato, anzi non ci regaleranno 82 miliardi, ma si tratta, semmai, calcolando che molti di questi soldi li darà il contribuente italiano, di un effetto netto di 17 miliardi di euro. Molto interessante la questione delle intercettazioni. Iuri Maria Prado oggi ci spiega: e se Palamara fosse un capro espiatorio, cioè attaccano tutti Palamara per non far uscire la schifezza che c'è là dentro. Infine, la commemorazione di Tobagi, che muore a 33 anni ucciso dai figli di papà, delinquenti, assassini, di cui uno si è fatto soltanto 8 anni di carcere. A me mi viene male pensare che mi abbiano ammazzato Tobagi, e che chi l'ha ammazzato, pentito contro pentito, 8 anni di carcere, porca puttana, hanno ammazzato Tobagi. Si è a lungo pensato che ci fossero delle connivenze all'interno del Corriere della Sera. Quello che è certo, e dice Brambilla, che lì c'era Tobagi, era uno dei pochi coraggiosi che le Brigate Rosse le definiva davvero rosse. Insomma, sul Quotidiano Nazionale la migliore ricordo di un giornalista coraggioso. Ciao, a domani.